Carissimi giovani, ben ritrovati. Stasera abbiamo meditato insieme i testi della Giornata Mondiale della Gioventù dell'89 e abbiamo pregato insieme il rosario. E a conclusione di questo momento che mi vengano in mente proprio le tre domande che Giovanni Paolo II, nel messaggio di quella Giornata Mondiale della Gioventù, ha rivolto a tutti i giovani. Cari giovani, sapete che Gesù è la via, che Gesù è la verità e che Gesù è la vita? E queste domande in qualche modo vogliono farci conoscere chi è Gesù, farcelo conoscere meglio. Ma io oggi chiedo a me e a te, ma chi è Gesù per me? Chi è Gesù per te? È proprio da questa riflessione che vogliamo vivere insieme il fioretto di oggi. Per scoprire chi è Gesù per me e chi è Gesù per te, ti propongo, un'esperienza da poter vivere. Questa sera prendi la Bibbia, prendi il Vangelo e torna su quel passo che ha illuminato la tua vita e che magari è il passo che ti guida. Ci sarà una pagina del Vangelo che più di ogni altra ha parlato al tuo cuore. E se non c'è, magari puoi cercarla. Allora torna su questa e stai un po' con Gesù, perché attraverso questa esperienza della parola noi possiamo davvero conoscere meglio chi è Gesù, per me e per te. Ma possiamo fare anche un altro passo, che è molto importante. Possiamo non solo conoscere meglio Lui, ma conoscere meglio anche noi stessi. E allora, lasciati illuminare e guidare dalla parola stasera, in questo fioretto, per conoscere meglio anche chi sei tu. Perché solo se ti guardi con gli occhi con cui ti guarda Dio, tu puoi conoscere davvero la bellezza che sei. Buona serata a tutti.